È una squadra che sta facendo bene, ho visto l'ultima partita, non meritava di perdere, ha giocato gran parte della gara con un uomo in meno. È una partita difficile perché entrambe le squadre hanno bisogno di fare tre punti. Diciamo che noi con i tre punti facciamo un grandissimo passo in avanti e loro con i tre punti alzano di tanto le chance di salvezza. Un punto gli serve poco secondo me. E con nessun punto sarebbe grave, quindi loro hanno la partita della vita, non dobbiamo sottovalutarla, è una partita importante e che riserva secondo me tante insidie e quindi dobbiamo stare concentrati e puntare al massimo risultato. Una cosa è certa, che se facciamo 9 punti arriviamo quarti sicuro, e quindi che è il minimo obiettivo secondo me. Terzi o quarti vuol dire superare il non fare il turno preliminare, quindi è già un qualcosa di importante. Sarebbe ancora meglio terzi, però la certezza è che se fai 9 punti arrivi quarto. Normale che è un'assenza pesante per noi sotto tanti punti di vista. Nel presente perché avevamo trovato un giocatore importante dietro che ci dava un certo equilibrio che sotto il punto di vista tecnico e anche tattico. A questo punto siamo rimasti corti dietro e siamo rimasti corti anche a centrocampo in previsione dei playoff. Sappiamo che perdiamo Memushai e quindi è una perdita pesante per noi. In caso Piccolini può ricoprire quel ruolo, secondo te? Ma non è che può, deve, perché è un giocatore, sì, è un giocatore che nasce da centrale, neanche da terzino. È un po' che non lo fa, però sicuramente dei giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento, se togliamo Campagnaro e togliamo Coda, è l'unico che può adattarsi a fare quel ruolo.